Mela, ma na issanna l-sala, fil-fazza raġija mill-gżira tal-Italja u koll kena daqxejn taħlit mis-South Africa u mill-Italja li mid-darba u ħankunu għedin nitkellmu maħħa dwar ovvjament il-show li qiegħda fija n-num tal-Malta Feline Guidance Club li għaddi 39 waħda li qiegħdin itellgħu ġewwa The Point waqt il-ġurnata tal-Karnival fil-fatt hija s-sibt hawnhekk u tgħidx kemm inna naraw tfal għaddejjin libsin kostumi tal-Karnival u vera tieħu gost tara anke l-entużjażmu ta' dawn it-tfal meta jaraw anke dawn il-qtates fl-idejn issa kemm inkunu qegħdin nagħmlu din l-intervista. Però ma nkomplix nitkellem jiena fil-fatt ndur fuq il-mistiedna tagħna li hija Sara u ħadd kellimna daqsxejn iktar anke dwar il-bdejt li għandha fuqha. Allora, Sara, ho fatto un po' di introduzione per i nostri spettatori maltesi. Allora, Sara, questa è la prima volta che vieni qui a Malta? Come espositrice, sì. Okay. Sono venuta come turista, mi è piaciuta tantissimo. Okay. Quindi ho preso l'occasione, ho colto l'occasione per tornare. Per tornare come turista, sì. E come espositore. E come espositore. Sì. Allora, come espositore, cosa ci puoi dire sulla mostra finora? È una piccolissima mostra, ovviamente. Molto carina, molto ben organizzata e ci sono dei bei gatti, veramente dei bei gatti. Mi piace anche la location, quindi c'è tanta gente che può venire, entrare, guardare i gatti. E infatti è importante. Abbiamo fatto il concetto che portiamo l'esposizione alla gente, non è che la gente ci viene a trovare, sì. Perché ogni tanto sai com'è, non sanno cosa trovano, allora abbiamo portato noi alla gente per vedere, sì, queste bellissime gatte. Infatti ho detto che come carnevale oggi stiamo vedendo questi bambini qui che corrono tutti i costumi, sono molto curiosi quando vedono questi tipi, sì, di gatti che sono in braccia per fare quando stiamo facendo queste interviste. Allora, qui vediamo una razza che è uno zootico, però ha il colore particolare. Ci, sì, puoi dire prima cosa come hai cominciato come un'allevatrice e un po' di informazione su questo bellissimo esemplare? Io ho iniziato con lui, ho acquistato lui dall'allevamento della Valle dell'Iris Blu, poi ho preso anche una micia persiana. E sono dei gatti veramente fantastici, quindi questo. Poi lui è una colorazione molto particolare, molto rara, è un esotico di color point, quindi è un color point con il bianco. Dietro questa colorazione c'è una lavorazione particolare, devono fare delle selezioni piuttosto impegnative. E lui al momento, almeno fino al mese scorso, era l'unico esotico bicolor point in Italia. Adesso è nato un fratellino nello stesso allevamento, quindi siamo tutti molto felici. Infatti la prima cosa che ti ho detto quando mi hai detto un esotico, ma gli esotici normalmente non li sappiamo con questi colori, con, sì, questi colori. Sono molto più, come dire, scuri come colori, oppure abbiamo il red che, sì, è un colore, ma questo... Sì, lui è proprio un color point con infatti questi occhi blu molto particolari e molto belli. Infatti si chiama Zaffiro. Porca allora. Sì. Allora, normalmente noi sappiamo che gli esotici non sono così tranquilli come razza, sai, come vogliono giocare tutti i giorni, sì, tutto il giorno. Come lui, come lui è bravissimo. È bravissimo, sei fortunata, sì, sono fortunata, è coccolone, mi aspetta a casa, facciamo le coccole, gioca, io ho anche un piccolo chihuahua di 5 mesi e giocano insieme, sono amici, è molto calmo come gatto. E non viene, perché normalmente ti danno, se vogliono essere coccolati, non gli dai attenzione, prima cominciano con il toccare. Toccano così, almeno la mia cosa, se, prima di mi tocca così, se non do l'attenzione mi dà delle testate, letteralmente mi dà delle testate qui, per sai com'è, sì, mi dai un po' d'attenzione ora che ti sto dando la testata, allora tu sei molto fortunato con, sì, questo. Sì, lui è veramente bravo. Però io ho una cosa per gli esotici, non so, c'hanno quel... Sembrano degli orsacchiotti, sono degli orsacchiotti a tutti gli effetti. Infatti quel faccino... Faccino rotondo, sì. Sono dei coccolini, non puoi non... Non puoi non amarli. Non amarli, però la cosa più che mi ha colpito prima che ho avuto
l'esotico, quando sono piccoli, sono, non sono così carini. Sono, almeno la mia era come un... Vuole venire, come dire, da te. Un gremlino, così un gremlino. Era tutta spellacchiata. Infatti mio marito mi diceva, cosa mi ha portato qui? Sembra un gatto di strada, eh? Ma sono bellissimo. Ma io devo dire che sono fortunata, perché poi ti farò vedere una foto. Lui quando era piccolo sembrava veramente un panda, aveva i cerchiolini come panda, infatti tutti lo chiamavano il panda gatto. Perché? Infatti, perché adesso il colore è espanso. Si è espanso, però è un... Non so, io, per me è una cosa che non ho mai visto. Infatti credo che anche i nostri telespettatori a casa lo stanno vedendo per la prima volta qui, questo gatto, perché come hai detto bene tu, questo era un primo esemplare che esisteva con questo colore e lo abbiamo portato ai nostri telespettatori. Esatto. Amati, grazie a te ovviamente che hai accettato di venire ad esporre qui nella nostra mostra. Finora com'è andato, come... Bene, oggi è diventato campione europeo. Ah, ha preso il titolo. Ha preso il titolo, okay. E adesso ci cimentiamo nel gran campionato europeo e speriamo di arrivare al campionato mondiale. Speriamo, non ho i dubbi che ce la farà, ma ovviamente diciamo che speriamo che ce la farà. Dai, per Scaramanzia. Allora ti ringrazio Sara per aver accettato di venire qui a Malta un'altra volta. Grazie a voi per aver organizzato questa bella... È un nostro piacere, e quando vediamo che gente come voi che viene dall'Italia qui a Malta per esporre i vostri gatti, per noi è un incoraggiamento per continuare a fare queste esposizioni. Grazie di nuovo e speriamo che avrai un bellissimo soggiorno quando stai qui a Malta. Grazie mille. Grazie.